E siamo alla finale, la finalissima del campionato italiano di football sala. Finale per il primo e secondo posto, vedrà schierate in campo le due formazioni, la formazione del Giardino Danzante e la formazione del Saturnio Moncalieri. Giardino Danzante che oggi è con la formazione bianco amaranto, mentre la formazione del Saturnio Moncalieri in maglia bianco e blu. Saturnio Moncalieri quindi in questo momento alla sinistra dei vostri schermi, mentre il Giardino Danzante alla destra dei vostri schermi. Diamo anche lettura delle distinte. La Saturnio Moncalieri col numero 9 Vincenzo Geppo Di Fazio, numero 3 Andrea Julio Fernando, numero 4 Minetti Rosario Stefano, numero 5 La Bella Stefano Bulldog, numero 6 Luigi Bomber La Stella, numero 10 Pasquale Lino Nigero, numero 11 Carlo Speroni Iorizio. Abbiamo dato anche lettura dei vari soprannomi che poi dopo utilizzerò per fare questa cronaca. Poi passiamo al Giardino Danzante, numero 3 Dennis Preziosi, numero 2 Alfredo Novello, numero 4 Tiziano Marino, numero 6 Antonio Nolgo, numero 7 Alessio Vercillo, numero 8 Igor Pergo, numero 1 Mario Labate, numero 10 Andrea Ruzia, numero 11 Daniele Porto, numero 9 Andrea Soli. Ovviamente erano stati messi un po' alla rinfusa, ve li ho letti così come sono stati elencati i giocatori. La partita ha appena avuto inizio, quindi vi ricordo da sinistra verso destra sta attaccando Moncalieri, da destra verso sinistra sta attaccando il Giardino Danzante di Lainate. Subito il Giardino Danzante in possesso di palla, l'attacco del capitano Daniele Porto a cercare subito lo scambio con Alessio Vercillo. Ancora Vercillo all'indietro a cercare Alfredo Novello. Novello allarga per il capitano Porto. Ancora Porto in mezzo. E la conclusione a rete al volo di Alessio Vercillo. Giardino Danzante 1, Moncalieri 0. Parte Moncalieri. Palla adesso a Pasquale Nigerio, detto Lino. Allieto il tocco per Carlo Iorizio. Tentativo adesso di Stefano Minetti. Punizione per il Moncalieri, per Saturnio di Moncalieri. Sulla palla c'è già Stefano Minetti che opta per uno scambio alla sinistra con Nigero. La palla all'indietro per il proprio portiere. Potere che, come potete notare, sta la mente alla numero 9 di maglia, che di solito è il numero del bomber. Tenta una conclusione al volo Daniele Porto. È ancora lui il protagonista. No, anzi, adesso
e si è portato avanti Alfredo Novello. Lo scambio tra Lino e Speroni è il tentativo di quest'ultimo parato da Mario Labate. Di nuovo il capitano Daniele Porto, tiro basso. L'incornata e la conclusione a rete di Antonio Nolgo. 2-0. Partito subito col piede giusto del giardino danzante, c'è un vantaggio di 2-0. Scivola sul pallone, adesso non riesco a vedere il numero, dovrebbe essere il numero 10 Lino, infatti è così. Altra partita iniziata subito con ritmi molto alti, però vedendo la panchina lunghissima del giro danzante in confronto alla panchina estremamente breve del Moncalieri, ho paura che poi nel secondo tempo ci sarà un calo fisico dei giocatori di Moncalieri rispetto ai cambi a disposizione del giardino danzante. Non un po' come andrà a evolversi la situazione. Nel frattempo rimessa con le mani dall'angolo per Lino, ancora lui che è andato a scambiarsi con un compagno che è giunto direttamente dal centrocampo, adesso con rimasto con le mani da Speroni direttamente Geppo. Lino con Speroni, il tiro direttamente sulle mani di Labate. Protegge il pallone Antonio Nolgo. Si può ripartire adesso con Alfredo Novello a cercare subito la posizione, attenzione, di Alessio Vercillo. La sua conclusione si è girata, atteso un attimo, si è girato preciso, però Vincenzo Di Fazio alias Geppo è riuscito comunque a bloccare la rete che sembrava ormai fatta del numero 7 del giardino danzante Alessio Vercillo. Angolo a cercare direttamente il bomber Luigi Lastella. Riparte l'azione di Moncalieri sulla sinistra, si allarga verso Lino. Novello e la rete, è arrivata la rete di Pasquale Nigero alias Lino, con l'H mi raccomando perché ci tiene. Riesce il contropiede di Moncalieri, attenzione Moncalieri. Rosario, il suo tiro deviato in angolo.
conclusione potente di Nigero. Elino porta la squadra di Moncalieri sul pareggio 2-2. Veramente di forza questo tiro. Manca l'aggancio, ma si complimenta per l'intuizione Antonio Nolgo che poteva incrociare e tirare direttamente a rete. Palla ancora per il Leggerino Danzante, Nolgo che scambia con Novello, la conclusione di poco lato, quindi sfiorato il momentaneo vantaggio per il Giardino Danzante. Parte Moncalieri, allarga tutto sulla destra per Rosario, cerca l'appoggio del bomber Luigi Lastella. Finisce a terra Nigero, l'autore dell'ultima rete, anzi delle due reti del Saturnio di Moncalieri. C'è un piccolo tentativo di discussione, non direi neanche risa, perché è stato poi un chiarimento. Ovviamente la tensione, la voglia di portarsi a casa il trofeo è tale che ogni tanto ci sia qualche piccolo disguido. Bella la conclusione da centrocampo praticamente del Giardino Danzante, ha sfiorato di poco la rete. Di nuovo bomber a cercare il proprio capitano. Fallo assegnato a Saturno di Moncalieri. Speroni sulla palla. Sta avvicinando anche Nigero. E infatti è così, un tocco di Speroni per Nigero. Conclusione che è stata anche questa volta di poco lato. Bello il tocco anche questa volta di Alessio Vercillo. Fallo a favore di Moncalieri, parte in questo momento la battuta, viene respinta dalla barriera. L'uscita del portiere di Geppo, che colpisce qualunque cosa con il suo intervento. Ha distrutto anche qualche materiale tecnico della federazione. Novello. Lo scambio con Nolgo, ancora Novello in avanti a cercare di nuovo di testa Vercillo che non riesce a girare in porta. Riparte Geppo,
lo scambio tra Geppo e Rosario. E nuovo tentativo di Lino, alias Pasquale Nigero. Si aspettava uno scambio, guardato il bomber Luigi Lastella. Come per dire, io ero qui. E c'è il primo tiro libero a favore del Giardino Danzante, seguito dell'ennesimo fallo commesso da Moncalieri. C'è ancora delle discussioni su questo fallo. Parte Novello e la rete. Tre a due per il Giardino Danzante. Lungo traversone, cercare nuovamente l'incornata di Novello. Aveva capito giusto, appunto, Novello. Speroni va a cercare l'appoggio con il bomber. Rimessa direttamente per le mani di Vincenzo Geppo Di Fazio. Pallonetto neutralizzato dal colpo di tacco di Daniele Porto. Lino, il suo tiro. Non c'è la deviazione, quindi rimessa direttamente dal fondo. Pallonetto di Daniele Porto, che poteva anche ingannare il portiere. Speroni allineato per il bomber, anzi no, scusatemi, per Rosario, alias Stefano Minetti. Era già pronto la rovesciata Porto, anzi lui aveva fatto comunque a vuoto. Parte Novello, allarga tutto sulla fascia destra a cercare Nolgo. Novello di nuovo, lo scambio, l'aggancio con Vercillo. Stavolta lo schema era giusto. Ancora Nolgo. E la palla che viene messa fuori dal tiro di Vercillo. Time out. Time out, bisogna fare un po' il punto della situazione di solito in questi casi. Il Giardino Danzante sta conducendo per 3-2, però possiamo benissimo dire che, a parte una piccola predominanza del Giardino Danzante, si sta comportando comunque molto bene anche il Saturno di Moncalieri. Vediamo che c'è però una discussione animata in panchina
poi si stanno ripassando gli ultimi schemi. Vediamo che c'è Stefano Minetti che sta confabulando con Pasquale Ligero. Probabilmente c'è un qualche schema ancora da rivedere, qualche schema di gioco ancora da studiare bene prima di metterlo in pratica durante la partita. Ormai siamo verso lo scadere di questo time out, fanno anche rifornimento i giocatori prima di ritornare in questa giornata che per fortuna non è afosa come si preannunciava questa mattina. Tutto sommato la temperatura è gradevole e non è caldissimo. Questo mette solo a vantaggio dei giocatori che stanno correndo su questo terreno di gioco. E si può ripartire in questo momento con Moncalieri. Moncalieri, il tentativo, la finta di Minetti. Pallonetto a cercare Nigero. E poi la carica di Novello. Nigero indietro, va a trovare adesso Minetti. Ancora di testa Novello. Potrebbe essere del giardino danzante Novello. Ancora a cercare Vercillo che fa subito un scatta sempre in Arab non appena viene presa la palla dai propri compagni. Nigero. Passeggio nelle retrovie per Moncalieri, ancora Nigero, il tentativo viene deviato in angolo. La stella a servire, adesso c'è di faccia direttamente a servire Minetti, la palla esce, la messa laterale battuta in questo momento con Nigero, il colpo di tacco e la palla nuovamente al lato del palo. Angolo nuovamente con Nigero. Non c'è l'intesa tra Nigero e Minetti, quindi di nuovo Di Fazio. Palla per Iorizzo. Iorizzo subisce la carica del giardino danzante. Stavo notando le differenze di età tra i vari giocatori. Il giardino danzante è nettamente più giovane come formazione. Stavo vedendo adesso Vercillo su Iorizzo, Vercillo della classe 91, Iorizzo classe 72, questo è giusto per dare un'idea dell'anagrafica anche delle formazioni. Scatta, attenzione, scatta il Moncalieri e poi dopo c'è stata subito una ripresa del giardino danzante con Norgo che ha intercettato la palla. Adesso si porta avanti Nigero nuovamente la battuta contro battuta e direttamente va a finire il suo tentativo su Norgo. Pallonetto dalla lunga distanza per Stefano Minetti. Visto che abbiamo detto l'età del capitano Carlo Iorizzo, diciamo anche che il suo vice. Attenzione, nel frattempo c'è stata la rete per il 4-2 del giardino danzante. Alfredo Novello è andato in rete per il 4-2.
Diciamo, a proposito di età, visto che abbiamo svelato l'anno di nascita di Carlo Iorizzo, il capitano dei Moncalieri, posso dire che anche il vice capitano Stefano Minetti è classe 1975. Chiuso Antonio Nolgo, cercava il corner, invece c'è il contropiede. Lo scambio, il colpo di tacco, attenzione, con Iorizzo che cade a terra, colpito alla gamba sinistra. Speroni, meglio conosciuto come Carlo Iorizzo, è stato atterrato, quindi nuovo calcio di punizione per Moncalieri. Nigero Pasquale, detto Pasqualino, o meglio Lino, sulla palla. Viene posizionata sulla distanza del giardino, per la barriera del giardino danzante. Nigero, bella la combinazione col proprio capitano. Però non viene finalizzata questa azione. Nuovamente Nigero allarga sulla destra, colpo di tacco, colpo di Nigero, allarga sulla destra a cercare Stefano Minetti. Minetti che adesso chiama una sostituzione, quindi entra in campo, vediamo se si gira il numero 8. Luigi La Stella, alias il Bomber. Iorizzo perde palla, attenzione, perde palla adesso Nigero. Sesto fallo, quindi tiro libero per l'ammassatore di Moncalieri, posiziona la palla sul dischetto numero 10, Pasquale Nigero. Lino, rete, parzella di 4-3 sempre per il giardino danzante. Prova dalla distanza Novello. Mette lo zampino anche il Tiziano Marino. Mi piace, purtroppo ha fatto rima senza volerlo. Angolo di Alfredo Novello di testa e prova anche al limite del regolamento un colpo di tacco. Nuovamente angolo, nessuno tocca la palla e quindi la rimessa è per Moncalieri. Moncalieri già ha ribattuto la rimessa direttamente per Di Fazio. Adesso Bulldog, Stefano Labella, il Bomber, si gira il tiro,
conclusione di poco lato. Delle Porto. Attenzione, ha preso, attenzione, viene fischiato un fallo nella foga di prendere la palla. Tiziano Marino ha preso anche il piede di Vincenzo Di Fazio, di Geppo. Ovviamente il Giardino Danzante vuole vincere questa partita. Adesso c'è palla contesa perché non è stato segnato però il fallo, e quindi palla contesa viene data sportivamente al Giardino Danzante. Attenzione, il bomber atterrato nuovamente. E nuovo tiro libero per Moncalieri. Pasquale Nigero si appresta a battere lui il tiro. E sbaglia, quindi non si sblocca il risultato, 4-3. È stato chiesto un time out, vedete, si stavano anche scaldando un po' gli animi, sappiamo che c'è molto agonismo in questa fase di fine ormai campionato, perché qua si sta decidendo la squadra che sarà il campione d'Italia del football sala, e quindi c'è molto molto agonismo, nervosismo a certi momenti, però fa parte un po' del gioco, sempre che la cosa non degeneri in fatti ovviamente peggiori. Ancora una volta vediamo Moncalieri che approfittano del time out per discutere sugli schemi di gioco. Abbiamo visto in più occasioni che hanno degli schemi predefiniti in fase di punizione e in fase di rimesse dall'angolo. Sembrano più tranquilli invece dalle parti del Giardino Danzante di Lainate. Il bomber e Nigeri svirgola il pallone. Gran botta del Giardino Danzante che va a stampare direttamente il palo. Giro si accentra e rete.
Adesso la partita è nuovamente in parità, 4-4 il parziale. Leggero lo scambio con Iorizzo, la conclusione di quest'ultimo. Novello all'indietro per Porto. E adesso visto anche il salvataggio di Vincenzo Di Fazio. Riparte veloce il Moncalieri, l'aggancio di Minetti. Ruba letteralmente palla al proprio avversario, Nolgo. Minetti ancora. Allarga per Iorizzo. Palla rubata nuovamente dal Giardino Danzante e la rete di Antonio Nolgo. ...5-4 Giardino Danzante. Nolgo sulla palla, all'indietro per Porto, subisce anche la carica. E viene fischiato quindi l'ennesimo fallo per il Giardino Danzante, quindi come di consueto adesso ogni fallo è un tiro libero. Quindi il regolamento ogni fallo adesso è un tiro libero da possesto e quindi il tiro libero per il Giardino Danzante. Non trova lo specchio della porta e quindi parte subito velocissimo Moncalieri, attenzione, la palla nuovamente con il bomber, è suo il tiro e la rete, l'aggancio di Nigero e il bomber alias Luigi La Stella ha insaccato la quinta rete per Moncalieri, quindi 5-5. Porto. E qui c'è il fallo però, attenzione. Spinta di Porto ai danni di Minetti. E quindi un nuovo tiro libero. E ancora lui Pasquale Nigero sulla palla, il tiro respinto. Angolo ancora Lino, anzi no, cede la palla per La Bella. Allì dietro a cercare Iorizzo. Iorizzo, eccolo qua. Alias Speroni. Nuovo Lino. Sfiora soltanto con lo sguardo il pallone Stefano La Bella, alias Bulldog. Gran botta dalla distanza di Daniele Porto.
angolo. Dopo una consultazione con il secondo arbitro viene fischiato appunto il calcio d'angolo, tanto anche se viene battuto con le mani, ci siamo capiti. Nigero spreca tutto, chiedeva palla dalla parte opposta Minetti. Iorizzo, pallonetto per Lino, all'indietro per Rosario. Novello, e l'effetto ottico è stato notevole. Siamo avessi insaccato Antonio Noga, invece siamo sempre sul pareggio di 5-5. Gambotta di Lino, recuperata adesso da Minetti. All'indietro per Speroni. Gamba tesa fischiata e quindi tiro libero. Non riesce il colpaccio ad Antonio, ad Alfredo Novello. Manca l'aggancio Bulldog. Pronto a prendere il suggerimento Carlo Iorizzo. Adesso reclamano a gran voce il fallo per Moncalieri. Mi ha dato palla contesa nuovamente. Iorizzo, lo scambio con Minetti. La Bella. Bulldog, non aggancia il pallone. Speroni cerca il contatto con Rosario, ragazzi, con Rosario. Bravo Novello che di testa è andato a impensierire Geppo. Nuova rimessa direttamente nelle mani di Labate. Può ripartire il Daniele Porto. Nuovamente Porto a cercare l'appoggio su Urzia. Daniele Urzia si gira, poi vedete un passaggio a Di Fazio. La Bella con il giardino danzante spreca l'occasione. Lino, Minetti, qua Minetti, Nigero il colpo di tacco, Iorizzo il tiro, la papera di Labate e la rete per il 6-5.
5. Vediamo adesso, c'è subito il Moncalieri che tenta nuovamente di mettere al sicuro il proprio risultato, ma è una manciata di secondi al termine della partita. Faseggio, come si suol dire in questi casi, faseggio nella propria area di competenza per Moncalieri. Nuovamente il retto passaggio a cercare Lino, intercettato da Novello. Minetti in mezzo, c'è la deviazione, sarà angolo. E finisce il primo tempo, 6-5. L'attacco di Nigero, Nigero Pasquale, detto Lino. Intanto c'è Porto, lo scambio con Perigo, uno dei nuovi entrati di questo secondo tempo. Viene fischiato un fallo per il giardino danzante, non è d'accordo ovviamente Perigo. Ha rischiato veramente tanto in questa occasione il giardino danzante. C'è stato un rimbalzo sfortunato per Perigo, che è andato a intercettare il pallone poi è rimbalzato sulla faccia del portiere, rischiando soprattutto la salute del portiere e poi dopo ovviamente la rete. Gira malamente fuori dal campo Iorizzo. Si prende, vediamo Nigero. La palla è uscita sempre per il giardino danzante. Va a cercare nuovamente l'incornata di Vercillo, numero 7. Nigero. Nuovo retto passaggio per lui. Colpo di tacco a cercare Minetti. Nigero ancora. Tenta la soluzione, viene intercettata dal corpo di Perigo. Il tentativo di cross di la stella. Iorizzo all'indietro per Di Fazio. Nigero per Di Bella, ancora lo scambio 3-2. Nigero e la rete. Sette a cinque. Punizione direttamente a colpire la stella.
Minetti a cercare Iorizzo, nuovo Minetti, qua Iorizzo, adesso Minetti allarga sulla destra a cercare la stella, troppo lungo però il suo passaggio. Adesso riparte il giardino danzante. No, il gol. Il suo tiro direttamente nelle mani di Di Fazio. Nigero. Viene fischiato fallo per il giardino danzante. Viene fatto, viene mostrato anche il cartellino giallo a Alessio Vercillo. Niente a cercare la stella, il bomber. Al volo! Colpisce tutto tranne che la porta in questa occasione, Pasquale Nigero. Ripiega l'indietro Moncalieri, con calma. La stella, indietro nuovamente supera il Nigero. Ancora la stella, si gira, trova la via per il tiro, però viene ostruito nuovamente dai giocatori del giardino danzante. Minetti, la stella. Il tiro deviato in angolo. Minetti allarga per Nigero. Minetti, ancora un fallo fischiato da Vercillo, una gamba tesa. Minetti allarga sulla testa per Nigero, ancora Minetti, può allungare davanti, invece no, ancora su Nigero, lo scambio tra i due, Nigero ancora, gli manca l'appoggio e adesso c'è solo Antonio, Tiziano Marino, è lui l'autore del gol. Fanno l'azione di attacco i giocatori del giardino danzante. Vediamo se può ripartire l'azione. Ancora Marino. Minetti in lungo a cercare l'appoggio di La Stella. Troppo lungo per lui. Porto.
Poto riesce a incrociare in qualche modo con Marino, però non era ovviamente la conclusione che si aspettava. Gennaro Danzante con Porto, attenzione, perde palla, Moncalieri ne approfitta. Iorizzo, alias Speroni, direttamente a Geppo. Rosario avanti per Speroni, Speroni per Bulldog. Attenzione, ruba palla al Genio Danzante, adesso c'è il contropiede di Moncalieri. Per un attimo sembrava quasi fatta per Moncalieri andare sotto porta, sotto rete. Tiro. Tiro dalla distanza da Daniele Porto. L'aggancio! L'aggancio di Igor Perego e la rete, 7-7. Nuovamente in parità la partita. Minetti spazza via la palla. Giardino Danzante. Porto. Ancora lui. Mette in appoggio per Nolgo. Porto. A giocare lo scambio con Marino, Tiziano Marino. Minetti, colpo di tacco, va via. Supera anche due avversari da solo in area. Attenzione, ha fatto tutto da solo, è arrivato in area da solo, attenzione. Mette nel mezzo per Lino, complimenti, veramente una splendida azione personale di Stefano Minetti, che è uscito di tacco a liberarsi, a superare due avversari, riuscire a mettere in mezzo poi per l'arrivante Lino che ha concluso la sua azione. Siamo sull'8-7. Testa, prova la conclusione. Igor Perego. Minetti lo scambio con Iorizzo. Nolgo si è presto a battere la nuova punizione per il Giardino Danzante.
tiro basso e preciso, comunque molto centrale, nessun problema per Di Fazio alias Geppo. L'uscita di Di Fazio, poi libera Nigero, che in solitario è andato a tagliare l'arco con questo tiro, però nulla di fatto in questa occasione. Nolgo, costruito da due, può ripartire il Moncalieri. Nigero, l'ostruzione. Ancora di Nolgo, vediamo che viene chiuso adesso anche la Bella. Nigero, la Bella, Minetti. Nolgo direttamente sull'Abate. Porto. Ancora Andrea Porto, è lui che deve impostare l'azione di attacco. Scambia con Pergo, nuovo Porto, ancora lui in avanti a cercare un compagno. Neutralizza però il tentativo di passaggio Luigi La Stella. E ancora La Stella. Mi è interrotto il gioco perché c'è stato una gomitata involontaria su Tiziano Marino. In realtà aveva fischiato fallo l'arbitro, però è stata un tocco involontario. Vediamo che stanno consultando. E infatti così è, non è fallo, viene data palla contesa. Palla restituita quindi al Giardino Danzante. Porto cerca di rubargli palla Iorizzo. Intercettano il pallone Moncalieri, bel tiro di Luigi La Stella. Non arriva sulla palla Perego. Viene chiesto un time out quando ci sono 9 minuti e 14 al termine di questa partita e il punteggio parziale di 8-7 per il Moncalieri. Vediamo che questa volta è il Giardino Danzante che sta ripassando qualche schema, non qualcosa da dirsi, i giocatori di Lainate, mentre sembra molto più tranquilla, molto più serena la panchina di Moncalieri in questa occasione. Vediamo la squadra, il Saturnio Moncalieri. Il Giardino Danzante è il vincente della prima semifinale del campionato italiano, mentre il Saturno di Moncalieri, ricordiamo, è vincente della seconda semifinale.
rimessa laterale e si riparte. Minetti, la bella dietro per Iorizzo, perde palla. La rimessa laterale per Moncalieri. Partono senza problemi i giocatori piemontesi. Minetti a cercare la bella. La stella, scusatemi. Pergo, intercettato nuovamente il pallone da Moncalieri, attenzione, la stella non è riuscito a girarsi, poteva insaccare la palla del 9-7. Lino all'indietro per Rosario. Va a cercare Speroni, lo trova. Palla però esce, rimessa laterale. Porto. Porto per Perego. Perego si accentra. Trova l'1-2. Bella conclusione di Marino. Adesso ci sarà un angolo che va battuto tra pochissimo dai giocatori del Giardino Danzante. Sfiorata la rete per Marino, veramente vicinissimo in questa occasione alla marcatura. Lino. Pallonetto per cercare il bomber che a girare voleva segnare. Nolgo a cercare Marino. Si tratta nuovamente di un angolo. L'aggancio e l'illusione ancora una volta della rete di Igor Perego. Troppo lungo per Pasquale Nigero. E la rete, la triangolazione. La triangolazione tra Rizzo, Iorizzo e Minetti porta le reti del Saturnio Moncalieri a 9 contro 7 del Giardino Danzante. Attenzione che vanno a rubare direttamente palle ai giocatori del Moncalieri. Non viene concesso il fallo. Non viene concesso il fallo su Luigi La Stella. Bel colpo di tacco di Nigero per La Stella. E dato si è infortunato anche Daniele Porto.
stanno confrontando i due arbitri per capire l'accaduto. Non c'è fallo, quindi sarà una semplice rimessa di gioco. Pallonetto ben controllato da Daniele Porto. Moncalieri pronto alla rimessa. Iorizzo. Tunnel. Antonio Noigo accorcia le distanze. 9-8. Netti allarga per Nigero. Scontro tra Daniele Porto, che è entrato prepotentemente, diciamo così, su Luigi La Stella. Scontro 3-2. Vanno a chiarirsi i due giocatori. È stato uno scontro comunque involontario, perché Daniele Porto sta arrivando sul pallone, è crociato sulla propria strada La Stella, e quindi questo è lo scontro. Fischiato nuovo fallo, anzi calcio di rigore. No, fallo normale, fallo, semplice punizione. Punizione a favore del Giardino Danzante. Neutralizzato il tentativo di attacco, la punizione battuta dal Giardino Danzante, quindi rimane invariato il risultato di 9-8 per Moncalieri. Sta cercando disperatamente di ragganciare il pareggio il Giardino Danzante. Ormai le ultime fasi di questa partita saranno sempre più concitate, sempre più nervose. Daniele Porto. Ha sfiorato la palla solamente Andrea Soli, che aveva sprecato una buona occasione per il pareggio, per pareggiare appunto. Minetti allarga per Speroni, tentativo di passaggio a Lino, ma palla troppo lunga.
nuovamente Lino cerca la conclusione, c'è la deviazione, quindi sarà angolo. Il contropiede del genio danzante viene però bloccato da Minetti. Minetti che si allarga sulla destra, riceve nuovamente palla il Minetti e manca clamorosamente la rete, si mette le mani tra i capelli, poteva essere la conclusione della partita. Iorizzo indietro a cercare la stella, Minetti in avanti, manca l'aggancio, Iorizzo nuovamente. Minetti ha sbagliato assolutamente l'intervento andando a tirare un calcione a Daniele Porto. Questo potrebbe anche essere sanzionato con un cartellino. Vediamo Porto che è ancora a terra. Preso un bel calcione. Mani tra i capelli per il capitano del giardino danzante, cerca un po' con del ghiaccio spray di dare un po' di sollievo. Ne approfittano anche i giocatori del Saturnio Moncalieri per prendere fiato e rivedere gli schemi in virtù dei 3 minuti e 17 secondi di tempo effettivo rimanenti al termine di questa partita. Esce zoppicando Daniele Porto. Punizione per il giardino danzante, si appresta a battere il numero 7 Alessio Vercillo. Sulla palla si posiziona anche Antonio Noigo. Tutto fermo per la punizione di questo calcio, di questo penalty. Sfiorata nuovamente la rete da Alessio Vercillo e quindi si può anche continuare con la partita.
Il capitano Carlo Iorizzo ha tentato questa soluzione. Lino fa un passaggio volontario a Vercillo. Vercillo adesso va a servire Noigo che tira e distinto di Fazio riesce a neutralizzare il pallone. Fazio rilancia la squadra con la stella in avanti a cercare Iorizzo. Iorizzo, il capitano, ancora lui. E viene fischiato un nuovo fallo. Quinto fallo del Moncalieri. Stoppata la palla dalla stella che appoggia per il compagno Nigero Pasquale. Doppia deviazione, quindi si batte a un angolo. Spreca l'occasione Iorizzo alias Speroni, deve essere un buon aggancio per concludere questa partita. Attenzione, capovolgimento di fronte, succede il giardino danzante, ferma la palla di Fazio. Lo mette il giardino danzante, in vantaggio il tiro, competente fuori. Erano in due che vanno a lamentarsi adesso. C'erano sia Noigo che Vercillo liberi, invece soluzione personale. Saturno adesso deve mantenere il risultato fino alla fine. Mancano un minuto e una manciata di secondi. Passaggi corti e pronti via, così potremmo sintetizzare il gioco del Saturno di Moncalieri. Viene fischiato un tiro libero per il giardino danzante quando sono 57 secondi al termine. E lo sbaglia. Sbaglia il tiro libero per Igor. Ormai si tratta veramente di stringere i denti per pochissimo tempo. Palla era uscita. Venti secondi, il raddoppio e viene fischiato un
fallo. Doppia di marcatura e il fallo fischiato a favore del Saturno Moncalieri. Stanno dilatando i tempi di questa partita proprio allo scadere, perché siamo a 20 secondi dalla fine. Il tocco tra i due giocatori del Saturnio. Rimessa di Fazio direttamente su Minetti. Subisce ancora la carica. Vediamo cosa ha deciso il direttore di gara, se ha fischiato la rimessa o un fallo. Sì, si trattava proprio di un fallo, quindi ultimo tiro libero per Moncalieri, per Saturnio Moncalieri, che quindi può andare a vincere 10-8 o comunque portarsi a casa il titolo sul 9-8. Conclusa così la partita, 10-8, si laurea campione il Saturnio Moncalieri, mentre il Giardino Danzante rimane secondo. Quindi complimenti alla squadra piemontese e ci vediamo tra pochissimo per le premiazioni.